Insulti, pugni e calcio ad un marocchino, arrestati i due estremisti di destra che nell'ottobre scorso davanti ad un noto pub lucchese pestarono un cinquantenne extracomunitario. Dichiarazione di fallimento per l'azienda Eurosac, l'impresa che operava nel settore degli imballaggi industriali, occupava 85 dipendenti. Stangata IMU su migliaia di imprese agricole, Coldiretti e CIA lanciano l'allarme e rivolgono un appello ai sindaci della Lucchesia. Un FC Lucca in cerottata affronta il turno infrasettimanale, domani al Porta Elisa arriva il Pietrasanta Marina, in panchina il gradito ritorno di Magnani. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su di Lucca. In apertura del nostro telegiornale La Cronaca e parliamo dell'arresto eseguito dai carabinieri che hanno assicurato alla giustizia due lucchesi di estrema destra che lo scorso ottobre si sono resi protagonisti di un pestaggio a sfondo xenofobo di fronte ad un noto pub lucchese. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio firmato da Marco Baldocchi. A distanza di 3 mesi, i carabinieri della compagnia di Lucca hanno arrestato i responsabili dell'aggressione del 2 ottobre scorso, quando di fronte ad un noto pub di Lucca il branco assalì per motivi razziali un 51enne di origine marocchina. A finire in manette Riccardo Del Dotto, 26enne, e Mirko Marchetti, 37enne, entrambi residenti a Capannori. Per loro l'accusa è di lesioni personali aggravato dalla discriminazione razziale. Le indagini per identificare gli autori dell'aggressione sono state condotte dai carabinieri della stazione di San Concordio. Quella sera, nonostante vi fosse la presenza di numerosi avventori al pub, nessuno si dichiarava testimone dell'accaduto e i carabinieri, dopo aver identificato nell'immediatezza del fatto uno degli appartenenti al gruppo, che era rimasto all'interno del locale e che nel momento in cui veniva avvicinato da militari riprendeva ad inveire nuovamente nei confronti del marocchino, insultandolo, sono giunti dopo oltre un mese di indagine ad individuare in alcuni giovani appartenenti al noto gruppo di estrema destra Forza Nuova i responsabili dell'aggressione e nei due arrestati coloro che hanno materialmente proceduto al pestaggio. Il gruppo quella sera aveva tentato di picchiare anche un altro marocchino che stava dormendo in un edificio abbandonato poco distante dal luogo del pestaggio, riuscito a scappare e rifugiarsi in un bar dopo che, minacciato e insultato, aveva visto dare fuoco al cuscino e al letto posticcio dove stava dormendo. La particolare violenza con cui è stato commesso il crimine ed il pericolo della reiterazione del reato hanno portato all'emissione dell'odierna misura cautelare. Del Dotto è stato recluso presso il carcere di San Giorgio, mentre per Marchetti sono scattati gli arresti domiciliari. E adesso parliamo di crisi occupazionale. A dichiarare il fallimento è la ditta Eurosac di Porcari. A rischio 80 dipendenti. Sentiamo. Solo 2 mesi fa l'Assemblea dei creditori aveva approvato il piano di salvataggio che prevedeva, attraverso vendite di immobili e nuove negoziazioni, che entro il 2015 tutti i debiti fossero saldati. Oggi la Eurosac di Porcari, una delle aziende leader nel settore della produzione e nel commercio di imballaggi industriali, ha invece comunicato la dichiarazione di fallimento. Una notizia, affermano l'assessore provinciale Francesco Bambini e il sindaco di Porcari Alberto Baccini, che ci lascia sconcertati e che pone tutti, istituzioni, sindacati, ma soprattutto l'impresa dei lavoratori, di fronte ad un quadro drammatico. L'Eurosac occupa infatti 85 dipendenti, cui vanno aggiunti tutti quelli dell'indotto. L'azienda, proseguono l'assessore provinciale e il sindaco, aveva ordinativi consistenti e prevedeva anche un programma di assunzioni. Riteniamo quindi si rende immediatamente necessario convocare un incontro con il curatore fallimentare appena nominato e con i sindacati per valutare la situazione e decidere le iniziative da assumere, tra cui ad esempio quella di favorire l'ingresso di nuovi imprenditori ed assicurare una prospettiva all'azienda e ai lavoratori occupati, concludono Bambini e Baccini. L'amministrazione provinciale ed il comune di Porcari continueranno incessantemente a lavorare per giungere ad una soluzione positiva di questa vicenda. Secondo giorno di proteste dei tir contro i rincari di autostrade, tasse e carburante. A Capannori anche quest'oggi erano circa una ventina i camion fermi
sia in entrata che in uscita il casello autostradale. Nessun grosso problema è stato però registrato alla circolazione viaria. Gli autotrasportatori stanno organizzando blocchi nei punti più sensibili della circolazione della Toscana e già sono iniziati i problemi per gli automobilisti. Nei distributori comincia infatti a scarseggiare il carburante, in particolare il gasolio. Inoltre sono state registrate difficoltà anche in alcuni supermercati dove i prodotti freschi cominciano a scarseggiare. Il rifornimento di prodotti ortofrutticoli provenienti dal sud è diminuito del 25% e anche il pesce dell'arcipelago toscano è destinato a mancare. Continua infatti il blocco delle marinerie a Porto Santo Stefano, Viareggio e Livorno. Lo sciopero dei tir proseguirà fino a venerdì 27 gennaio e dato che poi i mezzi pesanti non possono circolare il sabato e la domenica, la situazione è eventualmente destinata a tornare alla normalità dalle 24 del 29 di gennaio. E torniamo adesso a parlare dell'ordinanza Viale Europa. La questione ieri sera è arrivata sui banchi del Consiglio Comunale Lucchese. Sentiamo cosa è emerso nel nostro prossimo servizio. L'ordinanza Viale Europa divide due comuni, ma ne unisce completamente uno. Maggioranza ed opposizione lucchese hanno infatti approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato originariamente da Progetto Lucca sulla situazione della viabilità a seguito dell'ordinanza del sindaco di Capannori che chiude al traffico pesante Viale Europa. Nel documento rilevata la non condivisione di tale decisione che si limita a spostare il problema altrove anziché risolverlo o comunque ridurlo, il Consiglio esprime forte preoccupazione verso l'iniziativa unilaterale non concordata del primo cittadino capannorese e invita i parlamentari e consiglieri regionali della provincia a rafforzare l'impegno per la realizzazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa tra governo, regione ed enti locali, ovvero gli assi viari, e prefetto e presidente della provincia ad intervenire per quanto di loro competenza per sospendere la validità della suddetta ordinanza. L'assise cittadine, infine, con l'approvazione dell'ordine del giorno, impegna il sindaco e la giunta di concerto con gli altri enti ad adoperarsi per arrivare ad una soluzione la più condivisa possibile che tuteli la sicurezza e la salute dei cittadini residenti nel comune di Lucca. Tanti impegni assegnati che lasciano però con l'amaro in bocca il comitato di Via Salicchie, che più che le parole vorrebbe i fatti concreti. Silvano Papini, rappresentante del comitato, sostiene infatti che l'unica soluzione da percorrere con costanza, forza e convinzione è quella degli assi viari. Bloccare la circolazione dei mezzi pesanti sulle strade del territorio lucchese è per il comitato una soluzione inutile. Le ditte devono lavorare e i tir quindi poter circolare e perciò il blocco al massimo potrebbe perdurare per 15 giorni. E poi, si domanda il comitato, logico che tutto ritornerebbe come prima. Inutile quindi, conclude Papini, sprecare risorse in azioni non salutari, meglio pensare a realizzare ciò che prevede il protocollo d'intesa. E nella seduta di ieri sera il Consiglio Comunale ha approvato anche lo statuto del Consorzio Agroforestale delle Colline Lucchesi. La costituzione del consorzio, curata dall'assessorato all'ambiente, ha attualmente 250 ettari di bosco con l'adesione di 62 proprietari, oltre al comune che apporta circa 34 ettari. La votazione in consiglio rappresenta un passo avanti per il progetto che non ha alcun costo per il comune perché è interamente finanziato dall'Unione Europea tramite la provincia di Lucca. Lo statuto è particolarmente attento ad evitare costi per gli aderenti. E parliamo adesso di agricoltura perché il decreto Salva Italia sta mettendo in crisi anche le imprese agricole. Sentiamo. L'imposta municipale unica varata dal governo nell'ambito del decreto Salva Italia rischia seriamente di rivelarsi un colpo di grazia per le economie agricole. L'IMU infatti colpirà tutti i fabbricati rurali, tra l'altro fino ad oggi esentati, ed anche quelli ad uso strumentale, come le stalle, i fienili, i magazzini per attrezzi, i granai, le cantine e i pollai. La lettera della Coldiretti, indirizzata a tutti i sindaci della Lucchesia, dalla Garfagnana alla Versilia, è chiara. Dimezzare l'aliquota prevista per i fabbricati rurali e ridurre quella per i terreni agricoli, da parte delle amministrazioni comunali che ne hanno la facoltà, secondo la riforma fiscale.
Coldiretti, che ha trovato anche l'appoggio della Regione, non chiede infatti di far restare il mondo agricolo fuori dall'imposta, ma come sottolinea la presidente provinciale Dina Pierotti, che l'IMU venga fatta pagare solo sulle case e sui fabbricati, così da evitare una stangata che metterebbe in ginocchio molte imprese. Stando ad una simulazione della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, l'imposta unica produrrà infatti un incremento fiscale per le aziende agricole tra il 50% ed il 150%, in euro da alcune centinaia a diverse migliaia, a secondo dei volumi, della loro ubicazione e dell'utilizzo. Inevitabili quindi le ripercussioni nelle campagne toscane, dove gli agricoltori hanno già manifestato più di un malumore. C'è perfino chi ha azzardato l'ipotesi di demolire i fabbricati ad uso strumentale, piuttosto che essere costretto a pagare la patrimoniale agricola, come è stata ribattezzata. E a lanciare il grido di allarme è anche la CIA, che quest'oggi ha incontrato i propri associati nella sede di Capannori. Angela Greco. Oltre alla Coldiretti ad essere preoccupata per gli effetti del decreto Salva Italia sul mondo dell'agricoltura, anche la CIA, che si è riunita a Capannori presso la propria sede per discutere della problematica con gli associati della Piana di Lucca. Nel dettaglio, quali sono gli effetti sul mondo dell'agricoltura del decreto Salva Italia? Intanto bisogna dire che questo decreto arriva in un momento in cui l'agricoltura è in una fortissima crisi. E siamo coscienti che l'agricoltura deve fare la sua parte in questa manovra del Salva Italia, però le misure che sono state prese rischiano di mettere tutta l'agricoltura italiana e quella lucchese in particolare in ginocchio. Vengono rivisti tutti gli estimi catastali, viene innalzata la tassazione sui terreni, viene applicata questa nuova tassa IMP o IMU, a seconda di come la si vuol chiamare, che porterà tantissime aziende sull'orlo della chiusura, perché è una tassazione che incide in questo momento di crisi in maniera drammatica. Come avete intenzione di procedere? Abbiamo due strategie. La prima, più importante, è quella di contattare tutti i comuni della nostra provincia, comune per comune, in modo da spiegare agli enti comunali la situazione dell'agricoltura e gli effetti di questa tassa sulle aziende agricole, effetti che né a livello nazionale né a livello locale nessuno ha ancora valutato nella sua completezza. Se non riusciamo a trovare soluzioni in questo ambito, ci proponiamo di fare una grossa manifestazione a Roma per difendere i nostri diritti a esistere. Una grossa difficoltà. Confcommercio Lucca informa che la posizione del timbro e della firma del titolare alla lettera del registro del mercato nazionale, nella quale è chiesto ai commercianti di confermare l'esattezza dei dati riguardanti le rispettive attività, comporterà in automatico il consenso alla pubblicazione dei dati stessi su internet, come inserzione pubblicitaria a pagamento per i prossimi 3 anni al costo di ben 1.271 euro all'anno. E parliamo di ambiente ed energia solare, ci spostiamo nel comune di Capannori, dove dal 2010 al 2011 si è registrato un boom degli impianti fotovoltaici. A breve apriranno altri cantieri per l'installazione di 10 pensiline fotovoltaiche. Sentiamo. Più 50%. Nel 2011 sono arrivati a 293 gli impianti fotovoltaici installati sul territorio capannorese. Erano poco più di 200 a fine 2010, con una potenza installata che è triplicata, passando da 1.326 a 5.214 kW. Un vero e proprio boom che fa schizzare verso l'alto l'energia prodotta dal sole. Dati incoraggianti destinati a salire. L'installazione di pannelli che producono energia alternativa da parte del comune infatti prosegue e proprio nelle prossime settimane apriranno i cantieri per la realizzazione di altri 10 impianti fotovoltaici sui parcheggi comunali che potranno produrre fino a 1 MW di energia fotovoltaica l'anno, per un totale di nuova potenza installata di 1000 kW, che in termini di risparmio si tradurranno tra circa 21 anni in meno 2000 TEP, tonnellate equivalenti di petrolio, e meno 15.158 tonnellate di anidride carbonica.
Le 10 pensiline che avranno la doppia funzione di produrre energia elettrica verde e di coprire le auto nel caso dei parcheggi e di ombreggiare le piste ciclabili durante la stagione estiva saranno installate a Capannori, Lunata, Lammari, Pieve San Paolo e San Colombano. Infine, ultimo dato, hanno superato quota 300 gli impianti solari termici installati a Capannori per la produzione di acqua calda, un dato anche questo in costante aumento che aiuta l'ambiente, le tasche dei cittadini per il risparmio di combustibili e la sostenibilità degli edifici. L'amministrazione Favilla, su iniziativa dell'assessorato al turismo e dietro richiesta dell'associazione tassisti lucchesi, ha concesso in uso all'associazione stessa dalle 23 alle 6 del mattino e fino al 15 aprile parte dei locali di pertinenza della società Itinera nei pressi di piazza Curtatone. Qui i tassisti potranno trascorrere le ore notturne in attesa di chiamate in modo molto più comodo e riposante, senza passare le lunghe e fredde notti invernali nell'abitacolo di un'auto ad aspettare eventuali chiamate da parte dei clienti. E restiamo a Lucca, ci spostiamo nel salone dell'Arcivescovato, dove ieri, in occasione del santo patrono dei giornalisti, il Vescovo Monsignor Italo Castellani ha incontrato i giornalisti della carta stampata e della televisione. C'era per noi Lodovico Poschi. Verità, responsabilità, libertà e coscienza. Monsignor Italo Castellani, nel giorno del loro patrono, San Francesco di Sales, declina così la professione del giornalista. Nella sala grande della sede della Curia di Lucca, l'Arcivescovo raduna come ogni anno i colleghi dei media lucchesi per riflettere insieme sui temi cardine di chi ha scelto di fare informazione. Da sempre, ed oggi più che mai, il giornalista ha un ruolo centrale nella vita di ogni comunità. Certo, lo scenario è profondamente mutato con l'avvento della rete, divenuta ormai fonte massiccia e inesauribile di informazioni di ogni genere, e su questo meriterebbe aprire un capitolo a parte. Limitandoci però ai mezzi tradizionali, l'Arcivescovo di Lucca ha rivolto a tutti noi un accorato appello ad affidarsi al senso di verità e di responsabilità di ognuno. La professione del giornalista è davvero una professione da sempre delicata, ma oggi più che mai delicatissima, perché deve coniugare costantemente proprio questi quattro pilastri della comunicazione e dell'informazione ricordati, che sono appunto libertà, verità, responsabilità, coscienza. Sono quattro paroline, ma poi quando uno le mette nel crogiuolo quotidiano del lavoro e deve discernere una notizia dall'altra, deve dare un contenuto, un taglio, davvero tutto questo entra in gioco, direi, nell'animo, nel cuore, nell'intelligenza del giornalista. Come possiamo comunicare meglio e di più la vita della Chiesa, della sua Chiesa, ma insomma della Chiesa di Lucca? Come si aspetta che i mezzi di comunicazione lo facciano? Sì, io direi che meno gossip, perché quello tanto non serve a nessuno, ma fermarsi. I fatti positivi ce ne sono tanti. Faccio degli esempi. Partiamo dai nostri preti, novantenni, quelli che hanno quella bella età, ma ancora al pezzo, come si dice, dando il meglio di sé. Ma questa è una buona notizia, basterebbe andare a trovare, parlarci. Poi penso a tanti laici, io penso dai catechisti agli animatori della carità, nei centri di ascolto, i volontari vari, gli educatori. C'è tutta una miriade di vita che a prima vista si dà per scontata nelle e attorno alle parrocchie. Ma questo qui è una ricchezza, nella misura in cui uno va a scovarle queste buone notizie, vengono fuori delle cose meravigliose. Ed è nato a Lucca, presso il Centro Nazionale per il Volontariato, la Società Italiana per la Promozione della Salute. Una società scientifica che ha tra i suoi scopi principali quello di promuovere la cultura della promozione della salute in campo istituzionale, sociale, politico, scientifico e professionale. E torniamo adesso a parlare del giorno della memoria. Sono stati ben 520 gli studenti che questa mattina si sono ritrovati al Teatro del Giglio per assistere a 23 giugno 1944, visita a Terezin, lo spettacolo organizzato dalla provincia di Lucca per ricordare le vittime dei campi di concentramento. Marco Baldocchi. La via che da Trero porta all'infermeria la chiamiamo la via del cielo. Questa città, Terezin,
è una zona di ripopolamento ebraico. Un progetto di auto... Una rappresentazione teatrale per ricordare le vittime dell'Olocausto. È andata in scena stamattina al Teatro del Giglio, 23 giugno 44, visita a Terezin, a cura della FITA sezione di Lucca, in collaborazione con la Cattiva Compagnia, con la regia di Giovanni Fedeli. Il fatto è quello di una cosa veramente accaduta, non tanto il fatto della deportazione, ma il fatto che questi delegati ebbero l'opportunità, tra virgolette, di visitare i campi, in questo campo in particolare, il campo di Terezin, che si trova a 60 km da Praga, dove però i nazisti attuarono una farsa vera e propria. Misero in atto una messa in scena per far credere, far vedere all'opinione pubblica internazionale che i campi in realtà erano dei posti dignitosi, cosa che invece, come sappiamo tutti, non era così. L'evento fa parte delle manifestazioni organizzate dalla Scuola per la Pace della provincia di Lucca. Il tema è come ricordarlo, come non fare una cosa rituale, come farlo in modo incisivo nei confronti dei ragazzi delle nostre scuole. Ho pensato che il modo migliore fosse far parlare la creatività di altri ragazzi, in questo caso delle associazioni amatoriali teatrali della FITA, e farlo con una pièce teatrale assolutamente nuova da loro inventata, perché il messaggio deve essere che, certo, questo è stato un male assoluto, ma che non è un male irripetibile. Non fu solo la responsabilità di alcuni gerarchi nazisti, ma ci fu un lavoro di grigi burocrati rispetto all'organizzazione dei campi di sterminio. E adesso ci spostiamo a Palazzo Orsetti, dove è stata presentata la Tre Giorni per avviare Lucca a diventare formalmente per l'UNESCO Città della Musica. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro prossimo servizio. Lucca, Città della Musica, non solo nelle parole ma anche nei fatti. È questo, in estrema sintesi, il pensiero che ha spinto il Lions Club Lucca Host a farsi promotore del progetto Lucca Città della Musica nella rete delle città creative dell'UNESCO. Il percorso, iniziato nel 2008, è culminato ad inizio 2011 con l'intesa raggiunta con le amministrazioni provinciale e comunale per sostenere la candidatura di Lucca come città creativa per la musica. L'occasione per fissare l'iter che a fine 2012 dovrebbe portare Lucca a far parte dell'UNESCO sarà l'evento organizzato dal Comune e la Provincia di Lucca e dalla Camera di Commercio fuori stagione, programmato nei giorni 27, 28 e 29 gennaio al Real Collegio, un weekend dedicato alla musica nei suoi vari aspetti, all'interno del quale sarà sottoscritto il protocollo d'intesa tra Comune e Provincia di Lucca. Il programma della manifestazione è ricco e variegato, come nella tradizione lucchese, fatto sì della storia dei grandi compositori cittadini, ma anche di giovani artisti e di una formazione in ambito musicale di primo livello. Si partirà venerdì col concerto liriche di compositori lucchesi a cura del Lions Club Lucca Host, per proseguire nella giornata di sabato con i concerti della mattina delle associazioni musicali lucchesi, nel pomeriggio prima la presentazione del catalogo La Casa Natale di Giacomo Puccini e poi il talk show di presentazione della candidatura UNESCO Lucca Città della Musica, presentato da Paolo Iori e Gabriella Carlucci, evento quest'ultimo che sarà possibile vedere in diretta TV e live stream sulla nostra rete a partire dalle 17. La manifestazione si concluderà domenica all'insegna della fanfara dei Bersaglieri, che nella mattinata suonerà nelle vie della città, atto conclusivo riservato alle scuole e alle associazioni musicali cittadine, che dalle 16 si esibiranno al Real Collegio. E adesso una breve sigla e poi la pagina sportiva. Ben ritrovati con la pagina sportiva, in primo piano il calcio con l'FC Lucca che domani, per il turno infrasettimanale del campionato di eccellenza toscana Girone A, riceve al Porta Elisa il Pietrasanta Marina. Mister Lazzini dovrà rinunciare a diversi giocatori infortunati, ma in panchina un gradito ritorno. Sentiamo.
Se la classifica della FC Lucca fosse stata diversa, saremmo a parlare di situazione critica per l'infermeria rossonera. Infatti, per il turno intrasettimanale contro il Pietrasanta Marina, Giacomo Lazzini dovrà fare a meno di Tosto, Francesconi, De Vita e Valletta per infortunio e Daliboni che dovrà scontare un turno di squalifica. Ma con 18 punti di vantaggio sulla seconda, l'assenza di 5 titolari sarà l'occasione per molti di mettersi in mostra, ma anche quella per salutare un gradito ritorno nella rosa della FC Lucca. Antonio Magnani, infatti, siederà in panchina. Per l'ex capitano della Berretti, 88 presenze nel campionato di C1 con la maglia rossonera, che dopo due brutti infortuni al ginocchio ha deciso di rimettersi in gioco nella squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico, dove conta 120 presenze. Il Pietrasanta Marina non verrà certo a fare una passeggiata al Porta Elisa, visto che dietro la formazione lucchese la classifica è ancora corta. Si dovrà quindi prestare la consueta attenzione richiesta dal mister per contrastare gli ospiti delle ex Sciadi. Visti i numerosi assenti, qualche dubbio per il centrocampo rossonero con Guidi e Petroni in ballottaggio per una maglia. Proviamo comunque ad azzardare l'11 che andrà in campo. Casapierite ai pali, Buccellato e Melani centrali difensivi con Angeli a sinistra e Morandi a destra. Centrocampo a 4 con Sabatini e Guidi ad offendere sulle corsie laterali. Redomi e De Specie, dighe centrali, tandem d'attacco Costantin Granito. E adesso andiamo a vedere le immagini del campionato di cross organizzato dalla Virtus Lucca che si è svolto domenica nel capoluogo. Il servizio. Tradizione che vince non si cambia ed ecco quindi che domenica mattina a colorare le mura ci hanno pensato i circa 600 atleti che hanno preso parte ai campionati di cross. La prima gara andata in programma è stato il cross assoluto maschile con circa 130 atleti impegnati sulla distanza di 4 km. In un gruppo immediatamente sfilacciato a seguito del forcing degli atleti di punta, alla fine è emerso l'algerino Benzin Reda, Montepaschi Wisp, Atletica Siena. Alle sue spalle è giunto il senese Emanuele Fadda, Atletica Castello e al terzo posto Luca Lemmi, Atletica Livorno. Primo della categoria promesse, quindi campione toscano di categoria, Papis Fal, Atletica 2005. Più emozionante e soddisfacente per le atlete lucchesi la prova femminile corsa sulla distanza di 3 km. A tagliare per prima il traguardo infatti Denise Cavallini del GS Lammari. Terzo posto per l'altra atleta lammarese Nicoletta Franceschi. Tra i cadetti il titolo toscano della 3x1000 metri è andato all'Atletica Firenze Marathon, mentre tra le cadette vittorie dell'Atletica Sestese femminile. Tra i ragazzi successo dell'Atletica Future, tra le ragazze invece primo posto dell'Atletica Grosseto Banca della Maremma. Domenica inoltre ha preso il via anche la stagione indoor per gli atleti ed atlete della Virtus Cassa di Risparmio di Lucca che hanno debuttato in giro per l'Italia con particolare concentrazione all'impianto indoor dello stadio di Firenze ma con apparizione anche a Modena e a Pordenone. Diversi gli atleti ed atlete di ogni categoria e specialità che hanno ben figurato. Per questa edizione è tutto, dopo la sigla, le previsioni del tempo, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione di Lucca è per domani sera alle ore 19. Vi ricordo che il telegiornale e i singoli servizi sono visitabili anche sul nostro sito web www.dilucca.it e grazie per averci seguito e a tutti voi una buona serata.